Secondo me il razzismo non esiste, non esiste proprio. Lo pensano che esiste solo le persone ignoranti, perché se io dico che Nida, per esempio, non ha gli stessi diritti come me perché viene dal Pakistan, non è possibile, perché solo orientali non ha gli stessi diritti come io, come tutti gli altri. Non è vero, per questo non esiste proprio. Nella nostra scuola, secondo me, si vede anche i bulli più che i razzisti proprio, perché secondo me siamo ancora un po' piccoli per capire gli ideali del razzismo, anche se alcune persone pensano di essere razzisti e che questo sia cioè una cosa che li faccia diventare più grandi agli occhi degli altri. Di sicuro il razzismo nasce dalla paura di qualcosa, spesso del diverso. Tu ti sei mai sentito razzista? Sì. Quando, per Beh, cioè. esempio? Anche involontariamente? Quando dipende, delle volte. Mi puoi raccontare una volta un episodio? Cioè, come razzista, in che modo? Senti, mamma, tu ti sei mai sentito diverso? Troppe volte. Motore! Partito. Scena dove essere quadrato nel tennis. Tre. Silenzio! Azione! Giuseppe! Giuseppe! Venite giù! È arrivato Armando! Arrivo qua con un nostro amico che era scolato a casa nostra. Mi ha sentito parlare e mi ha sentito. Ha detto: chi sei? Sei Serafino? Sei Armando? Ha detto: no, sono Armando. Aspetta, aspetta che ti carico, ti porto a casa in bicicletta. E allora lui in bicicletta mi ha portato a casa a distanza di un paio di chilometri, e quando abbiamo usato alla porta io non parlavo, lui chiamava mia mamma, la mia famiglia, Casiani, c'è Armando, e vengono giù con questi, allora non c'era la luce, c'erano le lampade a petrolio oppure a carburo oppure le candele in mano così. Sì. E poi mi guardavano così di Tutti vicino. l'avevano la candela? Beh, qua no, Quasi tutti tutti. no, la mamma l'aveva, un altro mio fratello in due l'avevano. E resta e guardavano con questo qui, con questa candela, ma dice: ma sei tu? Ma sei Armando? Ma sei sicuro che sei tu? Non mi conoscete? Guarda, guarda, Davide, no, dai. Forza, ma non so cosa devo dire io. Ma dice: sei proprio tu. Ecco, guarda lui. Ok. Guarda lui con la candela in mano così. Ma dice: ma sei tu? Non sei tu, non sei Armando. Silenzio! Figliolo, ma sei proprio tu? Sì, ma Serafina è tornato. Non ancora. Armando, Armando, non puoi essere tu. Sì, sono io. No, è impossibile. Armando. Sì. No, è impossibile. Ma dove sei stato? In Germania. Cosa ti hanno fatto? Armando, figliolo, dove sei stato? Mi hanno portato in Germania. Sei magrissimo. Vieni, ti preparo qualcosa da mangiare. Ma dove sei stato? In un campo di concentramento. Cosa ti hanno fatto? Non te lo puoi neanche immaginare. Deve essere stato terribile. Vieni, adesso ci penso io a te. Bevi il latte.
e ti hanno ridotto. Adesso non ho voglia di parlare, sono troppo stanco. Certo. Vieni, ti accompagno a letto. Dormi bene, mamma. Buonanotte. Armando, Armando, non puoi essere tu. Sì, sì. Viola, ma sei proprio tu. Non puoi essere tu. Sì, sono io. Viola, ma sei proprio tu. Sì. C'è un racconto che proprio viene da Auschwitz, sono un racconto di un gruppo di donne in fila prima di entrare nella camera gas e c'è una che fa la ballerina di queste nella vita precedente e a un certo punto cosa fa quando tolgono i vestiti prima di passare alle docce? Si mette a ballare, cercando di recuperare quindi un po' della sua identità precedente. E a un certo punto, ballando, sfila la pistola ad uno dell'SS che vigilava su, questa, su questo rito macabro, insomma, del passaggio, le docce, le camere a gas, quei forni, e gli spara. Viene ovviamente immediatamente uccisa, però dice la testimonianza delle altre donne presenti in quel campo, Ravensbrück è il campo dedicato alle donne, dice riacquistò la sua dignità, cioè disse io non sono un numero, non sono un pezzo, un oggetto, ma sono, non so come si chiamasse, sono una ballerina, riprendo un po' della mia storia. E ricordo quando ero piccola volevo fare la giornalista perché vedevo in televisione questi giornali delle guerre delle... e mi dicevo volevo anche io essere lì a poter avere l'occasione di raccontare alle altre persone la mia esperienza, quello che ho visto lì, ma adesso non sono più così sicura. Da grande mi piacerebbe fare l'interprete. Calciatore. Mi piacerebbe fare il medico pediatra o il geometra o il musicista. Da grande vorrei fare la veterinaria. Voglio fare la psicologa. Da grande vorrei fare la cameriera. Io penso di fare la parrucchiera, ma non ho la veterinaria.
è stato molto, cioè, ha segnato dentro, perché comunque non sono cose che comunque, se pensando, sono cadute 60 anni prima che noi nascessimo, non secoli fa. E allora hai la paura che riaccadano. E... però lui mi è sembrato una persona molto intelligente, che insomma è riuscito anche comunque con molta espressività a parlare di cose atroci, veramente. Parlandoci vuole farci capire anche che, cioè, non bisogna commettere lo stesso errore, e che bisogna essere, cioè, bisogna stare tutti insieme e non bisogna combattersi l'uno contro l'altro. Giuliana, come vuole essere chiamata, è molto simpatica e comunque penso che di lei mi ricorderò il racconto della Tosca, perché mi ha colpito parecchio. Vorrei presentarvi per primo una staffetta che lavorava con me ed è questa. Ho preso con me la fotografia perché vi rimanga un po' impressa. Questa qui è stata la prima staffetta del Comando Regionale Emilia-Romagna. La staffetta aveva il compito di aprire la strada, di portare gli ordini al comando, alle brigate, a tutte quelle che erano le forze della Resistenza. Faceva da Bologna a Milano e quindi portava il materiale. Nel materiale si intende la posta, gli ordini, si intendeva pezzi di armi, dipendeva da quello che era la giornata, la settimana che doveva andare a Milano. Abbiamo vissuto gli ultimi giorni insieme, abbiamo fatto la valigia insieme l'ultima notte, la valigia che si faceva era col doppio fondo, perché ogni paese che facevi, ogni porta che facevi, anche a Bologna, tutte le porte che facevamo erano chiuse e c'era un controllo, una squadra fascista e una squadra di tedeschi. Scena prima quarta. Azione! Tosca, cos'hai? Ti vedo strana. È che ieri sera ho fatto un brutto sogno e adesso ho un brutto presentimento, quindi io domani non parto. No, Tosca, devi partire. Se avevi un brutto presentimento lo dovevi dire ieri sera alla riunione. Se fai così farai saltare tutta l'operazione. Devi partire. Ma ho due figli, come faccio? E se muoio? Me la sento, stavolta muoio. È tuo dovere partire. Se non torno? Tornerai. Va bene, se me lo ordini partirò. Vedrai che andrà tutto bene. Buona fortuna. Ho visto questa donna andare via, non l'ho più vista. Verso le 3 di pomeriggio ci arrivò la staffetta da Piacenza che ci disse: Tosca mitragliata, in ospedale grave, arriverà notizie. Quindi voi potete immaginare, io che avevo detto Tosca devi andare, che non volevo andare perché aveva questo presentimento, andar via a non vederla più, è stata una cosa che me la sono portata dentro per tutta la vita, poi ce l'ho ancora, perché dico, se non gliel'avessi detto può darsi
che non fosse successo. Comunque è andata così perché il dovere a quei tempi là era più forte della nostra vita. Secondo me la guerra è un atto molto incomprensibile, visto che i popoli dovrebbero unirsi invece che fare la guerra fra di loro. Non porta niente di buono, solo a vittime, danni, quasi finisce tutte le volte. Anche i vincitori sono vinti, non ha senso essere fatta, secondo me. Solo sangue, basta. In realtà non ci sono nemici, in realtà siamo noi che ce li creiamo i nemici. Perché un nemico, a pensarci bene, è una persona come noi, a casa una famiglia, forse dei figli, degli amici, così. E siamo noi a crearci questo concetto che sia nemico, ma in realtà possiamo anche noi essere nemici di un altro. La pace, secondo me, comprende anche la libertà, che è un diritto. Libertà di parola, di pensiero, di ideali anche. E la pace è, secondo me, un benessere. In Pakistan non posso voglio sposare un altro. Non c'è la libertà per una donna in Pakistan? No. Non sposare un'altra persona, non posso andare in un altro paese e qualcosa di male. Non puoi fare queste cose se qualcuno non te lo consente? Non ti dà il permesso? No, posso. Cioè, in questo mondo secondo me si parla tanto di pace, 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 ma finché non smettono le guerre, che tuttora ci sono in Iraq, in Africa che non se ne parla, però ce ne sono tante anche lì, Non si parlerà mai di pace finché ci sono le guerre. Quindi secondo me, cioè, in questo mondo si parla di pace, ma in contrapposizione alla pace c'è la guerra. Sono due cose che non vanno per niente d'accordo, per cui bisogna decidere. Io penso che la gente ormai si senta stanca di tutte queste pressioni tutti i giorni, quotidiani. Allora così, anche mettendo le bandiere alle finestre, forse le persone si sentono anche più unite, più forti da un certo punto di vista. Però la bandiera è sempre una bandiera.